I robot possono essere quasi come gli umani. Ma insieme a una proposta di matrimonio potresti ricevere una scossa elettrica. Betty sta passando una serata normale davanti alla TV. Non c'è niente di interessante. Mi annoio a morte. Aspetta un attimo. Che cos'è? Un annuncio per un fidanzato robot. È fantastico! E con il 50% di sconto? Qual è il numero di telefono? Devo ordinarne subito uno. Pronto è il negozio di televisori? Vorrei comprare un fidanzato robot. Wow, è stato facile! Ora aspettiamo la consegna. Evviva! Finalmente! Consegna per lei! Fermi qui, per favore. Queste sono le istruzioni per il robot. È arrivato il momento! Il mio nuovo compagno di stanza! Che grande scatola! E un aspirapolvere in regalo! Fantastico! Wow, è la migliore consegna di sempre! Ok, so come usare l'aspirapolvere, ma... il robot! Beh, forse dovresti prima aprire la scatola. Oh, è così carino! Ed è impacchettato così bene! E adesso? Devo trovare la porta USB. Eccola! Collegare il telefono. Sincronizzazione avviata. Wow, ha aperto gli occhi! E si è seduto. È incredibile! Ciao! Wow, sembra proprio una persona viva. Vuoi sederti? Ciao! Wow, sa parlare! È ora di pensare al guardaroba del nuovo amico robot. Betty ha scelto un paio di look. Che cos'è? Un costume da dottore? No, non ti sta bene. Cambiati. Il prossimo? Oh, sembra spaventoso. È ridicolo. Vai a toglierlo. Questo è perfetto. Ti si addice davvero. Ora sembri un ragazzo normale. Mettiamo alla prova le sue capacità. Saprà cucinare? Scegliamo il menù. Sushi, un'insalata... Ok, basta così. Compito confermato. Iniziamo. Guarda che faccia da poker. Merita una stella Michelin. Buon appetito. Wow, è delizioso. Che fortuna avere un così grande chef. Un po' di relax. È un buon momento per leggere, ma quando la stanza è sporca, l'umore di Betty è rovinato. Oh, quanta sporcizia! Di solito si arrabbia, ma non ora, perché a lui! Un paio di clic sul telefono e il robot pulirà. Bello rilassarsi mentre il gadget umano pulisce. I sogni si avverano. E l'aspirapolvere bonus è tornato utile. Wow, che grande pulitore! Il prossimo passo è il bucato. Ho bisogno dei tuoi vestiti! Wow, è così premuroso! Ha notato una macchia sulla maglietta. Aspetta un attimo, Betty deve cambiarsi. Anche in stand-by il robot non perde tempo. Annaffia le piante direttamente dal dito. Oh, poverino, si è stancato. È in modalità sonno. Toc, toc. Ehi, che c'è che non va? Deve essersi scaricato. Non fa niente. Mettiamolo in carica. Fai un pisolino, hai lavorato sodo. E mentre l'assistente è in carica, l'aspirapolvere si occuperà del pavimento. Oh, è sveglio! È ora di farsi un amico primitivo! Sembra che si capiscano!
Perché non fare una passeggiata con il robot? Vorrei mostrare al mio insolito compagno il nostro bel mondo. E fare qualche selfie. Non importa che non parli. Betty può parlare per due. Chissà se i robot sanno disegnare. Scopriamolo! Un pezzo di carta e una matita sono tutto ciò che serve. Pazzesco! Che capolavoro! È bellissimo! Betty, questo è per te! Oh, è bellissimo! Sono commossa! Ma bisogna stare attente agli abbracci per evitare di rimanere fulminate! È stato forte! La casa è perfetta, tutta pulita e accogliente! E tutto grazie al piccolo androide! Ma i gadget più familiari continuano a fare del loro meglio! Come l'aspirapolvere! Ma non tutti si divertono! Anche i robot diventano gelosi. E l'aspirapolvere rivale va nel cassonetto. Problema risolto! Ben fatto, riposa pure. E scopri cos'è la televisione. È anche un'ottima scusa per fare i popcorn. Prima di tutto, studia le istruzioni. Versare i chicchi sulla mano e trovare la giusta temperatura. Riscaldare le mani. Oh, stai bene? Certo, sto solo facendo i popcorn! Mani al posto del microonde, sul serio! La merenda è pronta! Incredibile! Davvero utile! Ma il robot non è umano. I momenti più toccanti non lo sfiorano. E anche se piangi davanti a lui, non sarà comprensivo. Non capisce! Puoi insegnarglielo, ma devi essere preparata alle conseguenze. È impazzito? C'è qualche problema tecnico. Meglio spegnerlo. E chiamare il centro servizi. Dovete salvare il mio robot. Cosa abbiamo qui? Controlliamo. Ha ripreso conoscenza! Ti amo! Ora sta bene, ma non sovraccaricarlo! Grazie al cielo sta bene! Ti amo! Ti amo! Cosa? Stai male? Ti amo! Ti amo! Ti amo! Devo fare qualcosa! Il robot si è bloccato! Ti amo! Sta diventando spaventoso! Ti amo! Ti amo! Ti amo! Ti amo! Come posso spegnerlo? Ti amo! Il telefono non mi ascolta! Che succede? Perché non funziona nulla? Ups! Sbuca anche dietro le tende! Con lo stesso ritornello! Mi serve qualcosa dalla cucina. Non qui, non lì. Ma l'amorevole robot è qui, in un armadietto. Sembra che stia dando la caccia a Betty. Lasciami in pace. Dove posso nascondermi? È come Terminator. Devo rinchiudermi qui, così non mi raggiungerà mai. E chiamare il supporto. Aiuto! Oh, è stato ingenuo pensare che una porta chiusa a chiave avrebbe fermato un robot. L'ha tolta dai cardini! E continua a confessare il suo amore. Evviva, è arrivato il supporto! Un guasto al sistema, lo portiamo al centro servizi. Che giornata! La vita è di nuovo così noiosa. Betty si era già abituata al suo nuovo amico. Dovrà divertirsi di nuovo davanti alla TV. Bene, bene, bene! Un nuovo modello di fidanzato robot! In sconto! Ne ordino subito uno! Salve!
Ti piacerebbe vivere con un vero robot? Scrivilo nei commenti. Metti un like al video, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perdere altri divertenti sketch su TrumTrum Select.